siamo lì, ci sono tutti gli sì, ci ho visto i cavalli. Oh. C'è l'arsenale, questo. È ancora più alto, è lo stesso arsenale, solo che questo non vale bocciato, vedi. Non c'è. Mamma, no, mamma terribile. Colori di ghiaccio. Infatti di solito vedi, questa è la blu, bellissimo. È la blu come la sua. La gru, sì, è molto bella. Peschereccio. C'è il bianco. È più bello il tuo, il peschereccio. Yeah.
Osservate un circo che si muove in uno spazio pubblico. Cammina lungo la via, attraversa la strada, prende l'ascensore. È al bordo della metropolitana. Scende dalla carrozza, sale le scale. I ciechi procedono e negoziano il loro percorso rivolgendo domande e ricevendo risposte con tutti i sensi tranne la vista. E a volte procedono e trovano la strada più in fretta, più facilmente di chi ci vede. Sono i suoni, gli spifferi, la temperatura dell'aria, il tocco del bastone con cui tastano il terreno, i piedi e le mani a offrire informazioni e prospettive ai ciechi. Per loro ogni senso ha un proprio linguaggio con cui riconosce e definisce l'esistente. Quel che distingue i ciechi dai vedenti è però che i primi ammettono che una larga parte dell'esistente è indescrivibile, familiare, confortante, odioso o adorabile, essenziale, eppure indescrivibile perché invisibile. Secondo me questa è proprio diciamo una delle direzioni a cui può condurre la pittura. Paradossalmente la pittura, il disegno, copiando, cercando di descrivere il visibile, ci si rende conto di quanta parte del reale, dell'esistente, è invisibile agli occhi. E quindi non solo va percepito con tutti i sensi, ma magari anche con, senso, con alcuni sensi più sottili, o con, diciamo, come a volte si dice, usando immagini con lo sguardo del cuore, della mente, del terzo occhio, insomma chi vuole più ci metta, no? Però chiaramente in una maniera che non è esclusivamente materialista. Quindi paradossalmente i pittori, descrivendo il visibile, la pelle delle cose, si accorgono di quanta parte del mondo non è visibile.